si deve ripartire con la determinazione, la positività giusta e la stiamo preparando bene come sempre questa partita importante, giochiamo in casa e quindi dobbiamo assolutamente rifarci dopo la sconfitta amara di Salerno. E quando prendi 3 gol è chiaro che vai a esaminare soprattutto gli errori e le cose sbagliate, gli errori che abbiamo commesso. Sicuramente li abbiamo commessi, sicuramente abbiamo fatto anche le cose positive che abbiamo comunque rivisto e chiaramente dobbiamo assolutamente riazzerare, mentalmente tornare ad essere quelli competitivi, perché il Pescara deve, chiunque scende in campo deve essere competitivo sotto tutti i punti di vista, perché l'errore, il gol si può sbagliare, ma si deve essere competitivi sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto mentale, e quello lì non dobbiamo sbagliare. Ecco, probabilmente nell'apprendimento di quello che vuole Zauri il Pescara è sembrato in ritardo. Sei d'accordo? È proprio così? La partita è stata storta, è negativa, però ci sono delle situazioni positive che sicuramente abbiamo rivisto e sicuramente porteremo avanti insieme al mister. Poi è chiaro che non è che le idee di Zauri sono in ritardo, assolutamente. La cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare è quello che dicevo prima, l'impatto a questo duro campionato. Se tu con la testa ci stai dentro con grandi motivazioni, vedrai che in campo poi riescono anche cose che vuole il mister. Non ci sono squadroni e non ci sono squadrette. La Serie B è unica, è un campionato dove tutti possono dire la loro, sia la neopromossa sia una squadra di grande spessore come può essere l'Empoli o come può essere il Benevento o come può essere il Frosinone. E quindi la situazione l'abbiamo avuta proprio domenica, che il Frosinone ha perso 3-0. Quindi mi aspetto un Pordenone sulle ali dell'entusiasmo, una neopromossa, e quindi verrà a fare la partita. Senti, una battuta su tuo fratello Federico, che ha intrapreso questa carriera da allenatore un po' a sorpresa, ecco, quali sono le tue sensazioni, cosa gli hai detto, magari se lo hai sentito? No, gli ho detto, ho fatto un in bocca al lupo e ormai siamo grandi, non ci servono consigli o altro. Lui ha intrapreso comunque una strada che voleva, prima o poi lo voleva, quindi gli è capitata adesso. La cosa dura secondo me è stata quella di dover smettere dall'oggi al domani di giocare, però rimane sempre sul campo, quindi sicuramente è una cosa positiva.